tutte le guerre della storia umana si sono verificati saccheggi e sono esistiti bottini di guerra. Tuttavia nessun saccheggio è mai stato così grande e ben orchestrato come quello compiuto dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Fin da quando fu eletto nel 1933, Adolf Hitler e i suoi luogotenenti del partito nazista usarono il potere per aumentare il proprio patrimonio personale. Hitler governò la Germania con potere assoluto e permise al regime nazista di distruggere i propri nemici ed espropriare i loro beni. Questo sistema di saccheggio organizzato in tempo di relativa pace preparò la strada alle ulteriori razzie di guerra e alle atrocità nel nome della razza. Heinrich Himmler creò un sistema di privilegi e benefits economici per i leader del regime e fece in modo che l'attività dell'SS si autofinanziasse. La fonte principale delle entrate, pertanto, veniva attinta dalle ricchezze confiscate ai nemici del Terzo Reich, o proveniva dal frutto del lavoro coatto cui erano costretti i popoli dominati, o depredata alle vittime della soluzione finale, gli ebrei. Nonostante il pericolo reale e imminente di una punizione severa, alcuni tedeschi, molti dei quali ebrei, alcuni industriali antinazisti ed alcuni oppositori politici si rivolsero alle banche svizzere per nascondervi i propri beni, proteggendoli così dall'espropriazione da parte dei nazisti. I banchieri svizzeri svolsero un ruolo importante. E non parlo solo della Banca Nazionale Svizzera. Anche le banche commerciali sapevano perfettamente quali tra i loro clienti, con certi cognomi ebrei, possedevano ricchezze considerevoli. E a volte poteva accadere che un cliente molto nervoso entrasse con due corpulenti signori a disagio nei loro vestiti, che erano agenti dell'SS e che, in tutta fretta, gli facevano prelevare le sue ricchezze. Spesso ciò che si stava verificando era una pura e semplice estorsione. Per commettere simili violazioni alla legge tedesca, Hitler aveva bisogno di complici all'interno della comunità bancaria svizzera. Nell'evoluzione dei rapporti economici tra la Germania e la Svizzera negli anni 30 e 40, si può notare che la Germania era tradizionalmente il più importante partner economico della Svizzera. Le società finanziarie svizzere erano da tempo strettamente legate all'economia tedesca. Avevano concesso alla Germania più prestiti delle altre società finanziarie di altri paesi occidentali. Con l'avanzata del comunismo degli anni 20 e 30, i clienti tedeschi si indirizzarono sempre più spesso verso le banche svizzere per depositare i propri beni. Il processo di espansione dell'attività creditizia degli svizzeri corrispose quindi ad un rafforzamento dei rapporti finanziari con la Germania. Prima della caduta della Francia, i rapporti della Svizzera con i suoi vicini erano relativamente equilibrati, anche se, economicamente parlando, il peso della Germania era sempre stato maggiore di quello di qualunque altro paese. I beni espropriati agli ebrei e ad altri nemici del Terzo Reich non venivano usati solamente per il finanziamento pubblico, ma anche per rimpinguare i portafogli dell'elite nazista. Il professor Gene Ziegler è un membro del Parlamento svizzero molto schietto e spesso polemico. Mettendo i soldi da parte diventarono miliardari, capite? Durante la guerra, voglio dire, era proprio una logica criminale. Non solo erano assassini, ma si trattava di veri gangster. Non erano coinvolti solo i patrimoni e i gioielli delle vittime del Reich, ma c'erano anche molte opere d'arte. I tedeschi usavano dei commercianti d'arte svizzeri per disfarsi dei loro guadagni illeciti. In particolare, gli svizzeri dovevano vendere quella che i nazisti definivano arte degenerata. Per i nazisti, per la loro ideologia, tutto ciò che non era classico era arte depravata. Ma dal momento che, in quanto delinquenti, erano aggiornati, erano ben consapevoli del valore delle opere che magari disprezzavano. Perciò commerciavano molto in oggetti d'arte, attraverso quel piccolo mercato internazionale che era la Svizzera. La
Lo scrittore Hector Felisiano, che vive a Parigi, si è dedicato alla ricerca delle opere d'arte francesi trafugate durante la guerra. Hitler aveva una tale passione per l'arte che voleva costituire un grande museo a Linz, la città dove visse da adolescente. Voleva creare un enorme museo di arte europea, dove tutta la storia dell'arte sarebbe stata, diciamo, ripensata in base al punto di vista germanico. Ma oltre ad abbandonarsi alle suggestioni del suo museo germanico, che non venne mai costruito, Hitler serbava altri progetti per il resto d'Europa. I saccheggi compiuti dai nazisti in Germania, Austria e Cecoslovacchia, prima dell'inizio della guerra, erano stati estremamente redditizi. Presto tutta l'Europa sarebbe diventata terreno di raccolta. Nel settembre del 1939 la Germania invase la Polonia. La Seconda Guerra Mondiale era iniziata. Il volto dell'Europa e quello della storia mondiale sarebbero cambiati per sempre. Assieme alla guerra globale si abbatté sull'Europa una depredazione economica scandalosamente sistematica. L'occupazione e la guerra richiedevano un gettito continuo di denaro e Hitler aveva sempre bisogno di risorse a cui attingere. Hitler aveva due problemi. Anche quando era all'apogeo della sua potenza, dipendeva dal mercato mondiale per il rifornimento di materie prime. Per la Wehrmacht e per le SS era costretto a comprare specialmente il petrolio e il cromo da paesi che erano al di fuori della sua sfera di influenza. Aveva perciò bisogno di denaro, denaro convertibile, e così rubò l'oro nei paesi occupati. Ancora prima dello scoppio della guerra, Hitler aveva preso di mira le riserve auree dei paesi occupati dal suo esercito. Dei funzionari della Reichsbank, la banca centrale tedesca, avevano seguito alla svelta le truppe in Austria e in Cecoslovacchia per svuotarne le casse nazionali. Una volta scoppiata la guerra, l'oro custodito dalle banche centrali del resto d'Europa era nel mirino di Hitler. Si trattava di enormi ricchezze con le quali il Terzo Reich avrebbe potuto finanziare la sua macchina bellica. Rubare l'oro era solo la prima parte, poi i nazisti lo dovevano riciclare. Ciò che fecero gli svizzeri non fu solamente prestare denaro e concedere crediti ai nazisti e ai loro regimi fantoccio, perché inoltre li assistettero nella depredazione dei vari tesori nazionali, e cioè delle banche centrali dei paesi occupati dalle forze naziste come la Cecoslovacchia, la Polonia, il Lussemburgo, il Belgio, eccetera. La Reichsbank seguiva in fretta la Wehrmacht, l'esercito tedesco, in una città o nella capitale occupata e si recava subito alla banca centrale, dove trovava le riserve nazionali, le riserve auree, e poi non faceva altro che rubarle e portarle alla banca centrale tedesca. Non furono solamente le riserve auree delle nazioni europee a finire nelle casse della Reichsbank. Le comunità ebraiche dei territori dell'est vennero sterminate e tutto ciò che apparteneva a queste persone venne in un modo o nell'altro convertito in denaro. I deportati nei campi di concentramento venivano spogliati della loro dignità, della loro vita e perfino di parti del loro corpo, se i nazisti trovavano un modo per utilizzarle. Dai lavori forzati negli stabilimenti di munizioni all'uso di capelli umani per la produzione di stivali subacquei, i nazisti sfruttavano tutto ciò che potevano. Molte persone si comportarono in un modo orribile. È da non credere il tipo di approccio commerciale alla morte tenuto dai nazisti. Volevano sfruttare fino in fondo tutti gli averi altrui. Si può dire che una delle ragioni della persecuzione degli ebrei fu il desiderio di prendere ciò che essi possedevano. I nazisti erano delinquenti e tra i più organizzati che si potessero immaginare. Hermann Göring era un delinquente ed aveva un esercito di delinquenti sotto di lui. Hitler rubò l'oro nei campi di concentramento, i denti, le otturazioni d'oro, i gioielli, e tutto quest'oro arrivava a Berlino, dove veniva fuso, rifuso, marchiato con la svastica e poi mandato in Svizzera.
Nella primavera del 1940, il Terzo Reich aveva messo gli occhi sul fronte occidentale. Dopo i Paesi Bassi, la Francia capitolò in fretta. Entrarono a Parigi nell'estate del 1940 e già nei primi giorni avevano una lista di alcuni tra i più importanti commercianti d'arte ebrei di Parigi. Va ricordato che a quel tempo Parigi era il centro mondiale dell'arte. C'era anche New York, mentre Londra era in secondo piano. Quindi c'era un mercato fiorente con grandi collezionisti e grandi commercianti d'arte, e quando arrivarono i nazisti, immediatamente nel giro di 2 o 3 giorni assunsero il controllo di 15 o 16 gallerie d'arte. Il Jeu de Paume diventò il deposito di tutte le opere d'arte trafugate dai nazisti. I camion carichi di opere d'arte rubate entravano da qui, poi andavano là e là consegnavano tutte le opere. All'interno del Jeu de Paume c'era uno staff di circa 60 persone, tra storici dell'arte, esperti d'arte e fotografi, che dovevano fare l'inventario di tutte le opere che arrivavano. Parte di esse andavano in Germania e il resto sarebbe stato portato in Svizzera, dove sarebbe stato venduto. Nella Francia in guerra, sotto il regime di Vichy, c'erano molti funzionari governativi e commercianti d'arte ansiosi di fare affari col Terzo Reich. Dobbiamo capire che il mercato dell'arte parigino, che era il più grande del mondo, era in guerra. Perciò tutta la clientela internazionale, inglese o americana, non poteva accedervi. Quindi, in effetti, i tedeschi presero il posto dei mercanti d'arte occidentali. Volevano essere collaborazionisti. Molti di loro si rendevano conto che tutti quegli oggetti confiscati sarebbero finiti comunque sul mercato e dicevano: se non la vendo io, lo farà qualcun altro. Erano venali, non c'era morale. Nonostante la complicità di molti mercanti, proprietari di gallerie e funzionari governativi, ci fu anche chi compì geste eroiche, volte a salvare i tesori dell'arte dai nazisti. Vi furono dei domestici dei Rothschild che riuscirono a nascondere alcune opere d'arte, facendo anche cose piuttosto complicate per salvarle. Uno dei palazzi dei Rothschild venne occupato da uno degli uomini di Göring, il generale Hansen, e il cameriere personale dei Rothschild rimase a lavorare per lui, proprio per salvare parte degli oggetti. Aveva un cugino che faceva il vigile del fuoco. Lo chiamò e assieme provocarono un incendio ad una delle entrate. Nella casa dei Rothschild, o Rothschild come dicono gli americani, c'erano 2 entrate. I soldati tedeschi di guardia alla casa cercavano di spegnere il fuoco assieme ai pompieri. Nel frattempo, il cameriere e suo cugino portavano fuori dall'altra porta dei pezzi d'argenteria di grande valore ed altri oggetti preziosi. Ma nonostante questi atti di eroismo, i saccheggi continuarono senza sosta. Avrebbero fatto qualunque cosa per prendere un'opera d'arte voluta da Göring, Goebbels o Hitler. Non conoscevano limiti. Ritenevano che fosse il loro diritto prendere tutto ciò che potevano. E ad esempio il feldmaresciallo Göring era semplicemente insaziabile in fatto di arte. Göring era molto interessato perché desiderava ampliare la sua collezione personale. Durante la guerra chiese al ministro delle finanze se poteva avere della valuta estera e gli dissero: siamo nel pieno di una guerra, non te la possiamo dare. Perciò gli venne l'idea di sfruttare tutte quelle opere d'arte rubate che si trovavano al Jeu de Paume e così cominciarono a venderle o barattarle. Inoltre, per farle passare in Svizzera, spesso usavano la valigia diplomatica per evitare la dogana. Lo stato di paese neutrale della Svizzera venne mantenuto e rispettato nel corso dell'intera guerra. Le banche svizzere non solo riciclarono il denaro rubato dai criminali nazisti, ma inoltre prolungarono la guerra. Ci sono dei documenti di Walter Fuchs, ministro delle finanze del Reich e presidente della Reichsbank, che dice chiaramente: senza le banche svizzere non avremmo potuto resistere per più di 2 mesi. Perché gli svizzeri accettarono di farsi coinvolgere in tante attività illegali del regime nazista? La prima ragione era la minaccia costante di un'invasione.
dal momento in cui Hitler era entrato nella Saar, in Austria e poi in Cecoslovacchia, nel marzo del 1939, la Svizzera temette che la sua parte di lingua tedesca sarebbe stata il successivo obiettivo di annessione. Negli anni successivi a queste invasioni, i comandi supremi nazisti fecero numerosi piani per l'invasione globale della Svizzera. Durante la guerra, tutte le notti, quando andavo a letto, mi chiedevo che cosa sarebbe accaduto all'indomani e se saremmo stati invasi. La mattina del 25 giugno 1940, poche ore dopo l'entrata in vigore dell'armistizio tra la Germania e la Francia, i comandi supremi dell'esercito tedesco diffusero ordini volti a preparare l'invasione della Svizzera. Il piano Top Secret prevedeva la rapida soppressione di qualunque forma di resistenza svizzera e la spartizione del paese con l'Italia. Alla Germania sarebbero spettati i 4/5 settentrionali del paese e Mussolini avrebbe occupato la zona rimanente a sud-est del lago di Ginevra. Tuttavia l'operazione Albero di Natale non si compì mai, perché la macchina bellica tedesca si concentrò su altre zone d'Europa. Stava finendo l'estate del 1940 e Hitler aveva altre priorità. Va tenuto conto del fatto che la Svizzera era un paese senza sbocco sul mare, completamente dipendente dai paesi circostanti per i rifornimenti di carburante ed altri generi essenziali. Alla fine Hitler decise che sarebbe costato troppo invadere e occupare il paese e in definitiva ebbe comunque quasi tutto ciò che voleva, tenendo la Svizzera sotto una forte pressione che la Germania era ovviamente in grado di esercitare. Tuttavia la minaccia di un'invasione era sempre nell'aria. La stampa tedesca ricordò ufficialmente alla Svizzera nel 1942 che in origine faceva parte del Reich. Hitler definì il paese neutrale una pustola sul volto dell'Europa. Nonostante Hitler minacciasse la guerra, gran parte del popolo svizzero era pienamente convinto della propria neutralità e disposto a lottare per essa. La Svizzera era un paese montuoso, pieno di basi dalle quali partire per azioni di guerriglia. Non sarebbe stato facile conquistarla. Dopo la caduta della Francia, nel giugno del 1940, il generale Henri Guisan, eletto dal popolo, radunò i suoi funzionari più anziani per elaborare una strategia difensiva contro l'invasione nazista. Gli svizzeri potevano far saltare i tunnel del San Gottardo e del Sempione come mossa difensiva, bloccando così la via di transito principale delle armi e dei rifornimenti tedeschi destinati all'Italia. Sarebbe stato necessario un esercito di ingegneri per ricostruire i tunnel, un'impresa difficile, soprattutto se da farsi sotto il fuoco dei guerriglieri. Il resto dell'esercito svizzero poteva poi ritirarsi nelle proprie roccaforti montane, fortezze naturali praticamente impossibili da bombardare, anche per la potente Luftwaffe. La difesa era generalmente costituita da soldati di leva dotati di armamenti e di stanza sulle Alpi. La configurazione delle Alpi era perfetta per la difesa. Era questo a fare la differenza con l'Olanda. L'Olanda è piatta e quindi difficile da difendere, ma in Svizzera poi c'era anche una vera tradizione militare. Nonostante questa strategia difensiva, un'invasione nazista avrebbe comunque messo a dura prova le forze del generale Guisan. Credo che gli svizzeri abbiano pensato di non poter competere coi nazisti, con l'esercito e l'aviazione tedesca, e che perciò, se se li fossero inimicati, ne sarebbero stati vittime come tutto il resto d'Europa. Hitler continuava ad essere contrariato dall'ostinata neutralità della Svizzera. Nel 1943, con le truppe tedesche sulla difensiva, Hitler intensificò la pressione militare sulle zone delle quali aveva pieno controllo. La Svizzera rimaneva la sua spina nel fianco. I tedeschi temevano che se gli alleati avessero invaso l'Europa, la Svizzera avrebbe consentito loro libero passaggio sul suo territorio. Di conseguenza, i servizi segreti dell'esercito tedesco ripresero in considerazione dei piani per un'occupazione preventiva. Anche se Himmler e le sue SS erano propensi ad invadere la Svizzera,
I generali e consulenti economici di Hitler, contrari a questa mossa, ebbero la meglio. Molti di loro avevano accumulato fortune nelle casse delle banche svizzere, in violazione alla legge tedesca, e volevano mantenerle segrete. Questa precaria situazione strategica diede un nuovo significato alla neutralità della Svizzera. La neutralità della Svizzera era un mito già prima della guerra e continuò ad esserlo dopo la guerra. Credo che fossero gli svizzeri stessi ad incoraggiare la conservazione di questo mito. Fecero del loro meglio per rimanere al di fuori di questioni controverse. Le radici storiche della neutralità della Svizzera possono essere individuate nella sua politica interna del XVI secolo. I capi regionali venivano ammessi alla Confederazione solo dopo aver fatto voto di neutralità assoluta nell'eventualità di disputa tra stati confederati. Nel 1511 gli svizzeri scelsero di pacificare Francia e Austria, rimanendo neutrali nelle dispute tra i due stati. Ecco una grande, grande bugia, quella della neutralità. Innanzitutto, la Seconda Guerra Mondiale non fu una guerra come le altre. Non fu solo uno tra le migliaia di altri conflitti nella lunga storia del nostro continente. Fu un crimine contro l'umanità, una lotta fra la civiltà e la barbarie. E Hitler non fu solamente un capo di Stato o un generale che muoveva guerra a qualche altro paese. Era l'incarnazione del male, uno sterminatore di massa. Il suo era un regime criminale ad ogni livello. Perciò rimanere neutrali in un caso simile, in cui l'umanità stava lottando per la sua sopravvivenza, fu a sua volta un atteggiamento criminale, del tutto intollerabile. Non credo che si possa sostenere che l'intero paese si arricchì. Ebbe però il grande privilegio di non venire invaso, di vivere una vita relativamente normale rispetto ai paesi vicini. Le banche svizzere accumularono una quantità enorme di denaro grazie ai rapporti con il Reich, e il potere mondiale di queste banche, al quale assistiamo ancora oggi, nasce nei giorni della Seconda Guerra Mondiale. Avevano rapporti d'affari enormemente proficui con Berlino, perciò quando i vertici della Reich chiedevano loro qualcosa, erano certamente disposti a concederla, pur di mantenere le relazioni economiche. Anche gli alleati agirono in collusione, facendo finta che la Svizzera fosse veramente neutrale, e per una ragione semplicissima. Faceva comodo anche a loro. In effetti la Svizzera costituiva un'isola, utile per gli scambi diplomatici, la raccolta di informazioni segrete e le trattative finanziarie fra gli alleati, le forze dell'asse e i paesi neutrali. Allen Dulles era capo dell'Ufficio Europeo dei Servizi Segreti, il precursore della CIA, a Berna. Il suo ufficio svizzero era la principale fonte di informazioni per gli alleati in Europa. Un altro sicuro beneficio per gli alleati era costituito dal fatto che la Croce Rossa Internazionale, che si prendeva cura dei loro aviatori abbattuti nell'Europa centrale, era di gestione svizzera. Le reti di spionaggio tedesche in Svizzera avevano un'organizzazione piuttosto elaborata. I nazisti usavano dei tedeschi residenti in Svizzera per compiti di spionaggio e gli svizzeri potevano fare ben poco per impedire queste attività, nel timore di provocare e inimicarsi la Germania. Inoltre, durante quel periodo di incertezza per la Svizzera, le sue banche fornivano anche agli alleati la necessaria mediazione finanziaria. La Julius Baer Bank era una piccola banca privata di proprietà di una famiglia ebrea che assistette l'OSS fornendole la valuta straniera necessaria per molte delle sue operazioni. Anche gli alleati avevano interessi economici in Svizzera. Va ricordato che ci fu chi riuscì a finanziare la resistenza francese attraverso le banche svizzere. Tutto ciò sottolinea il sentimento antinazista che prevaleva tra i cittadini svizzeri. Credo che il 90% degli svizzeri fosse contrario a Hitler.
L'ostilità verso la Germania nazista in Svizzera fu molto più forte che in qualunque altro paese per una ragione storica molto semplice, e cioè che la Svizzera era nata proprio per non dipendere dalla dominazione tedesca. La Svizzera non era la sola ad avere rapporti finanziari con i tedeschi. Altri paesi neutrali collaboravano con Hitler, soprattutto la Francia di Vichy. Sia la Turchia che la Svezia comprarono l'oro nazista. La Spagna di Franco prese in considerazione l'entrata in guerra a fianco delle potenze dell'asse, ma non raggiunse un accordo con Hitler sulla percentuale del bottino di guerra che le sarebbe spettata in caso di vittoria. Comunque Franco aiutò la Germania acquistando attraverso la Svizzera l'oro rubato alle casse delle nazioni europee. Anche il Portogallo di Juan Antonio Salazar trasse vantaggi economici dai rapporti d'affari coi nazisti, sempre tramite la Svizzera. E nell'Argentina di Juan Perón, che dopo la guerra divenne un rifugio per molti nazisti, circolavano voci su un traffico d'oro trasportato dai sottomarini tedeschi al porto di Mar del Plata. Le banche centrali di Spagna, Portogallo, Svezia o Turchia dicevano: non vogliamo avere a che fare direttamente con la Reichsbank. Pertanto la banca centrale svizzera fungeva da filtro, da centro di riciclaggio verso terzi. Anche quando le sorti della guerra si rovesciarono dopo il fallito assedio di Stalingrado, il vorace appetito di denaro e beni altrui dei tedeschi non si placò. Il banchetto di Hitler stava volgendo al termine e tuttavia il dittatore era ancora dedito al furto di opere d'arte. Ciò che è veramente sorprendente è che al termine della guerra, sul punto di essere vinto, pieno di morfina e squilibrato, quando scrisse il suo testamento, citò ancora la sua collezione d'arte. La guerra imperversava sulle teste di Hitler e delle SS. Le armate tedesche erano in ritirata, ma i nazisti intensificarono i saccheggi per accumulare il loro bottino di guerra. C'erano moltissimi intermediari finanziari svizzeri disposti a prestare la loro assistenza nel riciclaggio dei frutti della depredazione nazista. La Svizzera forniva crediti commerciali al Reich, oltre a produrre materiale bellico per l'esercito tedesco. Continuiamo a produrre. E a fornire a Reich locomotive, armi, strumenti di precisione, strumenti ottici, e così contribuimmo alla guerra. L'entrata in guerra degli Stati Uniti e la mancata vittoria decisiva sull'Unione Sovietica da parte della Germania spinsero la Svizzera a cercare di apparire più neutrale di quanto ormai non fosse. Ma era un'impresa difficile, soprattutto perché era ancora circondata dalle forze tedesche e perché alcune banche svizzere continuavano a riciclare il denaro rubato e ad accettare i depositi segreti dei capi nazisti. Prima che gli Stati Uniti entrassero in guerra nel 1941, il loro Dipartimento del Tesoro promosse una politica volta a bloccare il supporto economico della Svizzera al Terzo Reich. Le banche svizzere sospettate di intrattenere rapporti economici con i nazisti vennero messe sulla lista nera e i loro patrimoni negli Stati Uniti vennero congelati. È importante sottolineare che la Svizzera non fece come gli altri paesi neutrali che, verso la fine del 42 e l'inizio del 43, iniziarono a capire che stavano cambiando le sorti della guerra, dopo la battaglia di Stalingrado, che viene generalmente riconosciuta come uno spartiacque. Rendendosi conto che, dopo tutto, i tedeschi avrebbero potuto perdere, queste nazioni cominciarono a diradare i loro rapporti col nazismo. Gli svizzeri erano riluttanti a farlo e mantennero le loro relazioni nonostante le vittorie schiaccianti degli alleati in Nord Africa, che avrebbero dovuto essere di monito, e nonostante il crollo di Mussolini in Italia, che avrebbe potuto essere altrettanto eloquente. Andarono avanti imperterriti e con sempre maggiore efficienza.
Gli Stati Uniti erano determinati a mettere fine al traffico d'oro rubato che aveva luogo nei paesi neutrali e firmarono dei trattati e delle dichiarazioni internazionali coi paesi alleati per assicurarsi che dopo la guerra non sarebbe stato garantito il diritto di proprietà ai beni di qualunque genere ottenuti come bottino di guerra. Gli agenti del Dipartimento del Tesoro statunitense, una volta terminata la guerra, condussero un'intensa campagna mondiale, nota come Operazione Porto Sicuro, volta a scoprire, controllare ed impedire la vendita o la scomparsa di beni e proprietà tedesche. Aleggiava l'oscuro sospetto che i superstiti della gerarchia nazista avrebbero usato i loro fondi segreti, depositati in paesi neutrali, per istituire un quarto Reich. Nel 1945 questo era uno degli obiettivi principali, e cioè impedire in ogni modo che il nazismo risorgesse grazie alle risorse depositate nelle banche svizzere. Il 10 agosto del 1944 ci fu una misteriosa riunione delle SS a Strasburgo, voluta per organizzare il ritorno di un quarto Reich, con Hitler o senza di lui, e la fuga assistita dei capi principali o criminali principali. Le ricchezze rubate dai nazisti in 5 anni di guerra e in 12 di dittatura erano ormai sparpagliate in tutta Europa. In parte erano arrivate perfino in Sud America. Quando gli alleati arrestarono le forze militari tedesche in ritirata, trovarono depositi segreti in tutta la Germania e l'Austria. Vennero trovate gemme, opere d'arte, gioielli, brevetti industriali ed altri beni rubati dai nazisti. Negli ultimi giorni di guerra le truppe americane scoprirono delle riserve auree nelle miniere di salgemma di Merkers e nel campo di concentramento di Buchenwald. L'oro proveniente da Merkers ed altri nascondigli dei nazisti venne valutato 200 milioni di dollari. Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la Francia formarono una commissione per stabilire come ridistribuire l'oro alle nazioni le cui banche centrali erano state depredate. Ma dov'era il resto dell'oro rubato? Rubato a 10 banche centrali europee, che veniva stimato attorno ai 621 milioni di dollari. L'attenzione si rivolse alla Svizzera. Gli alleati non riuscirono a concordare una strategia comune nei confronti della Svizzera. Il Regno Unito e la Francia avevano bisogno di crediti commerciali e di prestiti nazionali per far decollare le rispettive economie nel dopoguerra. Gli Stati Uniti temevano che il resto d'Europa, completamente in rovina, potesse cadere nelle mani delle potenze comuniste. Si temeva perfino che la Svizzera potesse iniziare a comprare l'oro siberiano da Mosca, entrando così nella sfera di influenza comunista. Inoltre, il governo americano era in fase di transizione politica. Truman era al potere e stava iniziando la guerra fredda. Nel marzo del 1946, gli svizzeri vennero perentoriamente invitati a Washington come complici di Hitler. Gli alleati dissero loro: ora dovete rendere conto, dovete spiegare il vostro comportamento e restituire il denaro rubato che si trova nelle vostre casse, soprattutto l'oro dei nazisti. I negoziati proseguirono per 68 giorni, fino al mese di maggio. E gli svizzeri mentirono spudoratamente. Mi dispiace dirlo, ma mentirono nel modo più cinico. Perché dovremmo risarcire? Non lo vogliamo fare, siamo neutrali. Non siamo mai stati alleati di nessuna delle parti in conflitto. Perché dovremmo risarcire? E così via. L'accordo di Washington fra Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, in rappresentanza degli alleati, e Svizzera, venne firmato nel maggio del 1946. Il governo svizzero accettò di restituire 250 milioni di franchi svizzeri, l'equivalente di 52 milioni di dollari, in oro agli alleati, che li avrebbero ridistribuiti alle banche centrali depredate dai nazisti.
cambio, ogni altra pretesa di indennizzo sarebbe stata abbandonata per sempre. Stranamente, l'accordo di Washington non attribuiva alcuna colpa o responsabilità alla Svizzera. Anzi, dichiarava che la stessa stava semplicemente dando un contributo finanziario alla ricostruzione economica dell'Europa. Nel dopoguerra, gli alleati, pur avendo moltissime informazioni sulla questione, scelsero di ignorarne gran parte nella stesura dei trattati con la Svizzera. Il principale fu l'accordo di Washington, dove scelsero di non fare pressione sulla Svizzera anche se sapevano molte cose. Il fatto è che al termine della guerra la Francia e la Gran Bretagna sapevano di aver bisogno delle banche svizzere per far ripartire le loro economie, disastrate dalla guerra. Pertanto si appellarono agli Stati Uniti perché non usassero la documentazione in loro possesso contro la Svizzera. In altre parole, consentirono alla Svizzera di non essere ritenuta complice dei misfatti nazisti. La contabilità della Banca Nazionale Svizzera e della Bank of International Settlements, con sede in Svizzera, un'altra banca coinvolta nel riciclaggio del denaro nazista, non venne mai esaminata dagli alleati. A tutt'oggi solo pochi banchieri svizzeri sanno quanto oro rubato sia stato riciclato nel loro paese. Il denaro restituito dalla Svizzera agli alleati non comprendeva quello che era stato espropriato ai singoli individui. Una postilla dell'accordo di Washington diceva che la Svizzera avrebbe dovuto fare tutto ciò che era in suo potere per far tornare ai legittimi proprietari il denaro che essi stessi avevano depositato nelle sue banche, sia prima che durante la guerra. Solo che non successe niente per anni. Terminata la guerra, si fece molto poco per i singoli che chiedevano la restituzione dei loro beni perduti, case, beni personali e opere d'arte. Il mondo era appena entrato nell'era nucleare e gli alleati si stavano misurando in un nuovo genere di guerra coi sovietici, loro ex compagni d'armi. La carta geografica dell'Europa venne rapidamente suddivisa in due blocchi di potere. Gli alleati si dimostrarono scarsamente interessati ad assistere i singoli, perciò non sorprende che il governo svizzero e le sue banche commerciali abbiano seguito l'esempio. La Svizzera non prestò alcuna attenzione alle richieste dei singoli. C'erano persone sopravvissute all'olocausto e che si recavano alle banche svizzere con qualche documento, sapendo che forse i loro familiari avevano dei conti in quelle banche e i funzionari svizzeri, incredibilmente cinici, chiedevano loro un certificato di morte. E la risposta era sempre, ad Auschwitz non rilasciavano certificati di morte. Nel dopoguerra le richieste di restituzione di proprietà personali diventarono un incubo per la burocrazia. Anche se i discendenti di una vittima dell'olocausto riuscivano a presentare quella che chiamiamo dichiarazione di scomparsa, i funzionari della banca dicevano, ora mi dimostri che lei è l'unico erede. E dal momento che le SS avevano ucciso intere famiglie, distrutto interi villaggi e città, questa seconda prova era impossibile da esibire. Impossibile. Il segreto bancario si convertì in una negazione di giustizia, perché le banche lo usavano contro il cliente e questo è un modo estremamente perverso di applicare una legge esistente. Il governo svizzero e le istituzioni finanziarie del paese annaspavano davanti alla nuova ondata di interesse che si concentrava sulle loro prassi bancarie del periodo bellico e postbellico. Inoltre, il recupero delle opere d'arte rubate dai nazisti durante l'occupazione della Francia non era stato facile. L'Europa del dopoguerra era sull'orlo di una carestia. E la restituzione delle opere d'arte sottratte dai nazisti non era sulla lista delle priorità degli alleati. Gli alleati erano venuti vagamente a conoscenza di questa depredazione durante la guerra, ma fu solo dopo il 44-45, dopo la liberazione di Parigi, che si resero conto delle proporzioni del fenomeno, quando videro che era stato rubato tutto. Thank you.
Nella politica ufficiale francese ci fu una fase di negazione. Molte persone pensavano che avrebbero potuto parlare 40-50 anni dopo la guerra. Alcune mi dissero, vede, ero così felice di essere sopravvissuto alla guerra che non osavo chiedere cose materiali. Ma oggi si rendono conto che l'arte non è solo una cosa materiale, è un qualcosa che va oltre e stanno cercando di recuperare i loro beni. Solamente dopo la fine della guerra fredda e il crollo dell'Unione Sovietica sono stati compiuti degli sforzi a livello internazionale per mettere in luce la mancanza di giustizia verso i singoli e per coordinare la restituzione dei beni sottratti indebitamente durante la Seconda Guerra Mondiale. In occasione del 50° anniversario della fine della guerra è emerso un rinnovato interesse per i beni rubati dai nazisti che ha portato ad un certo numero di inchieste e di scoperte in tutta Europa. Nel 1995 il governo austriaco ha restituito delle opere d'arte rubate dai nazisti per le quali non c'erano eredi. Per più di 5 decenni erano state conservate in un monastero di Mauerbach, in mezzo alla polvere. La proprietà delle opere passò alla comunità ebraica austriaca, che assieme a Christie's organizzò un'asta a Vienna nell'ottobre del 1996 per raccogliere fondi destinati a finanziare varie iniziative di beneficenza e fondazioni in memoria dell'Olocausto. Le banche svizzere tuttavia sono state più lente nel prendere in esame le attività del proprio paese durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando il governo degli Stati Uniti tolse il segreto di Stato ad una serie di documenti dei servizi segreti militari riguardanti il ruolo svolto dalla Svizzera, dalla sua banca centrale e dalle sue banche commerciali e mediatrici finanziarie, la stampa americana iniziò ad interessarsi seriamente alla vicenda. Altrettanto fecero la comunità ebraica nella persona di Edgar Bronfman e il senatore degli Stati Uniti Alphonse D'Amato, presidente della Banking Committee del Senato. Bronfman e il senatore D'Amato accusarono il governo svizzero e il suo sistema bancario di avere tratto profitto dall'Olocausto e di avere negato ai legittimi proprietari conti bancari per un totale di circa 7 miliardi di dollari. Altri ritengono che queste cifre siano state gonfiate. Io sono estremamente diffidente verso chiunque ritenga che oggi si possa fare un calcolo preciso, in dollari o in franchi svizzeri, dei beni rubati agli ebrei o ai paesi occupati. Come lo sono verso chiunque ritenga che possiamo fare un inventario accurato delle opere d'arte rubate. Credo che gli ebrei che avevano portato denaro in Svizzera, dopo l'invasione dei paesi europei da parte dei nazisti, abbiano deciso di spostarlo in Inghilterra o negli Stati Uniti. Per questo motivo io suppongo, ripeto, suppongo, che le somme in questione non siano così elevate. Quale che fosse il valore dei conti bancari nascosti, le indagini proseguirono anche per le loro implicazioni politiche. Il Parlamento svizzero promosse una propria inchiesta nel dicembre del 1996. Venne nominata una commissione di esperti per esaminare montagne di materiale d'archivio e stabilire quindi il ruolo della Svizzera nel riciclaggio dell'oro dei nazisti e dei beni da loro confiscati. Capita abbastanza raramente che il Parlamento approvi una legge all'unanimità. In questo caso è stato così, in entrambe le Camere. Credo che la Commissione abbia una base politica molto solida in Svizzera e intendo dire che fin da quando è stata istituita dal Parlamento, sia privati sia aziende hanno capito il messaggio e fino ad ora hanno collaborato di buon grado. È molto difficile valutare i margini d'azione della Svizzera in quel periodo. Credo che variassero nel tempo. Secondo me, questo margine fu molto limitato durante l'estate del 1940, ed anche se ritengo che la Svizzera avrebbe potuto essere, ovviamente è facile dirlo, ma avrebbe potuto essere più aperta, più critica,
Nonostante tutto, almeno durante la seconda parte della guerra, cercò lievemente di limitare i suoi favori economici, anche se credo che avrebbe potuto fare di più. E soprattutto, ed è questo un punto molto importante per me, avrebbe potuto fare di più da un punto di vista politico per ospitare i rifugiati ebrei durante la guerra. In questo frangente aveva un margine d'azione che a me pare piuttosto ovvio, e quindi avrebbe potuto fare di più in questo campo. Non possiamo essere il paese della Croce Rossa che dà di sé un'idea di generosità se al tempo stesso il nostro atteggiamento è chiuso, come fu a quel tempo. L'intera vicenda diventò un incubo per le relazioni pubbliche della Svizzera. Se ne stanno seduti in questo paese impermeabile a qualunque argomentazione morale, capite? E dicono, noi siamo un popolo a parte, noi siamo neutrali. A noi non interessano le guerre attorno a noi, i conflitti attorno a noi, la miseria attorno a noi. Noi facciamo affari con tutti, anche con Hitler. La cecità piace e questo è il maggior problema della Svizzera di oggi. Non si sa ancora dove si trovino migliaia delle opere d'arte confiscate dai nazisti. Va ricordato che circa il 20% delle opere rubate in Francia non è ancora stato trovato. Credo che parte di esso possa trovarsi in Svizzera, da qualche parte, ma se abbiamo abbastanza pazienza, credo che salterà fuori. La cosa interessante è che molte di queste opere d'arte rubate e nascoste sparivano per qualche anno, ma poi saltavano fuori nuovamente in Nord America, negli Stati Uniti soprattutto, perché lì c'era il fulcro del mercato. Moltissimi quadri rubati provengono dalla Francia, perché la Francia fu il paese più depredato. Pertanto è possibile seguire il percorso di questi quadri, dal luogo al quale furono sottratti, al Jeu de Pomme, alla Svizzera e infine agli Stati Uniti. Esistono regole legittime per stabilire quali bottini di guerra siano legittimi? Questo genere di domanda è un ossimoro, perché parliamo della guerra, che è per sua natura un'impresa immorale, dal momento che il suo obiettivo è quello di uccidere quante più persone possibile, che si tratti di militari o civili. Questa è una differenza che fino ad un certo punto venne formalmente rispettata, ma che oggi non lo è più in generale. Io so che i nazisti non rispettavano niente. Teniamo presente che queste ricchezze vennero rubate in un momento in cui da un lato c'erano delle persone disperate che tentavano di salvare la pelle, mentre dall'altro c'erano alcune tra le menti più brillanti della finanza mondiale che investivano le loro energie e capacità nel riciclaggio e in attività sotterranee. Non è davvero possibile oggi rendere conto di una simile intricata situazione. Considerato il tempo trascorso dalla Seconda Guerra Mondiale, è certamente complesso valutare la perdita economica reale. La restituzione delle ricchezze rubate ai singoli europei dal Terzo Reich è difficilmente attuabile. Inoltre, attribuire un semplice valore monetario a questa restituzione sarebbe probabilmente un'offesa nei confronti delle vittime del nazismo. I metodi agghiaccianti impiegati dal regime nazista per spogliare l'Europa e i suoi popoli di opere d'arte, denaro, proprietà ed altri beni sono ora più chiari. Ma l'ammontare esatto dell'oro dei nazisti e del loro bottino di guerra rimarrà probabilmente per sempre un mistero.